Continua a bruciare la provincia di Arezzo. Una densa colonna di fumo ben visibile dalla città si è alzata sabato mattina tra Poti e San Polo. Le fiamme hanno interessato una zona boschiva di Santa Lucia. All'origine del rogo ci sarebbe un'auto in fiamme. L'incendio si è poi allargato alla zona circostante, non lontano dalle abitazioni, fatta di vegetazione secca. Sul posto si sono immediatamente portate alcune squadre dei vigili del fuoco di Arezzo, le squadre antincendio boschivo ed un elicottero che hanno domato e circoscritto le fiamme. Nella notte tra venerdì e sabato un altro incendio ha interessato l'Aretino, in fiamme una catasta di balle di fieno in località Oppiello, nel comune di Fogliano della Chiana. L'intervento dei vigili del fuoco è scattato venerdì sera attorno alle 23 e si è concluso la mattina successiva. In fumo sono andate circa 18 tonnellate di paglia e sempre nella notte è scoppiato anche un altro incendio tra la Val Tiberina ed il Casentino, nella zona di Caprese Michelangelo. Il rogo provocato ingenti danni ambientali. In fumo sono andati circa 20 ettari di bosco.